Maria Beatrice, eccola qui. Vedi, questi sono i follicoli. Ay, bunlar saç telleri. Genelde ikililer diyebiliriz. Okay. Yani, sono mediamente sono da due, un follicolo contiene due capelli. Sì, 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 sì. Questa è la parte centrale dove sono più capelli, più follicoli. Ci sono anche follicoli da tre capelli. Non ci sono problemi a livello di derma. Ah, ok. Nessuna derma più, per esempio. Che è una cosa invece molto comune. Sì, purtroppo sì. Tabii ki oldukça büyük bir açıklık. İki seans gerekecek o yüzden. Nel tuo caso, avendo comunque l'area ricevente molto ampia, cioè l'area frontale, teoricamente sarebbero due sessioni da fare, perciò per coprire tutto. Ok. Non so, ma che state dicendo? Sì, dimmi. Ah, ok, intendevo, nel primo intervento, allora a me non interessa molto avere l'attaccatura bassa, quindi c'è l'idea di coprire di più le zone vuote, credo, fino a qua, e provare a coprire almeno in parte la zona della chieca. So che qui è più difficile tra virgolette perché insomma la circolazione è più bassa. Esatto, però insomma potendo scegliere bisognerebbe più andare questa zona più che coprire davanti, non lo so cosa però mi affido chiaramente a quello che c'è la dottoressa. Ci schiccio qua c'è di mio salve burda burdo ma che si ove a cadà non siamo burda e burda ma burda che è più fazla oluyor ama biliyorum. E di nuovo lei dice che qui comunque la perdita dei capelli è diciamo maggiore per il fatto che la circolazione è più bassa. Si sgende il scimmio, vediamo che dice lei. Sì, certo, certo. Il question caldere firme. Alza le sopracciglia. Ok. Çok geniş bir alan var. Yani bence mesela şöyle, şuradan şöyle alıp, tamam mı? Burayı sıklaştırıp buraya kadar gelinebilir diye düşünüyorum ben. Lei pensa di partire comunque dalla parte frontale. Andando indietro finché si può. E şuradan sadece bir parmak daha öne alıp şurayı doldurup diciamo un dito şöyle rispetto alla linea che adesso. Ok. E cercando di non andare troppo in basso. No, un dito solo. Ok, ok. Diciamo per salvaguardarli e metterli più dietro, però dietro è più difficile poi che attecchiscano, immagino. Sì. Ok. Quindi per non spiegarli diciamo in questa prima fase. Magari è meglio concentrarci sulla parte centrale. E dietro arrivare fin dove si può. Esatto. Ok, grosso modo. Ne è niente, più o meno. Yani şöyle gibi düşünüyorum. Buraya kadar, buradan başlayıp, tamam mı? Yani donör bölgesine çok zarar vermeden. Çünkü kısa tutuyor genelde sizin. Perfetto, perfetto. Ovviamente la scelta è tua. No, no, no. Il suggerimento è questo. Assolutamente, io sempre mi fido della dottoressa, assolutamente come è giusto che sia. Il consiglio è sempre quello di fidarsi della dottoressa. Sì. Assolutamente. Ok. Va bene, sì, sì, sì. E quindi anche questa parte qua, diciamo, sì, certo, tutto riesce a fare. Prima facciamo l'estrazione e poi facciamo la linea. Orientativamente il numero di bulbi più o meno questo. Maximum 4.000 tane. Più o meno sui 4.000, pensiamo. Poi vediamo se esce qualcosa in più. Benissimo, perfetto. Ok? Ok. Tamam. Sei pronto? Procediamo allora. Sì, 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 perfetto, sì. Ok, perfetto, allora. Şey yapalım, arsız anesteziyle yapalım. Tamam, ben şimdi Elif'e söyleyeceğim. Kahvaltısını yaptın mı? Evet. Tamam. O zaman ben bakıyorum. Ok, allora. O da yazıyor. È importante, avete visto, capire come la visita è un momento di grandissima importanza per noi e la dottoressa è sempre pronta sia a rispondere alle domande, a spiegare e a dare anche i suoi consigli. Quindi mi raccomando, seguite sempre il consiglio della dottoressa,
sia a livello estetico che tecnico è il massimo, insomma, che vi possa capitare, seguire i suoi consigli. Poi, compatibilmente con le richieste estetiche, naturalmente, cercate di venire d'incontro. A dopo! Devo dire però che credo sia una questione di aspettative, perché ed è molto soggettivo. Quello che vi posso dire io è che sì, è vero, si può fare un po' di dolore, di bruciore, ma poi avere dei piccoli graffi che durano veramente un paio di secondi, 2-3 secondi, ci si ferma, 2-3 secondi, quindi non è un dolore costante, non sono 2-3 minuti costanti di dolore e bruciore, anzi, e il dolore, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, non è stato così sconvolgente, ampiamente sopportabile. Chiaramente è necessario, perché poi io non sto sentendo assolutamente nulla. Sangue prima, l'anestesia sia sulla zona donatrice che davanti, ed è stata fatta anche l'apertura dei canali, cosa molto molto importante. La dottoressa partecipa attivamente all'intervento, è lei che si occupa della parte più delicata, che è appunto l'apertura dei canali.
Chiaramente l'anestesia, allora, chiariamo un punto. È sempre una cosa soggettiva, però onestamente pensavo di provare più dolore. In realtà no, il dolore è minimo, sopportabile e dura poco, quindi vi tranquillizzo, se è l'anestesia che mi blocca, pensateci, perché non è assolutamente un problema. Il resto è filato via liscio, le dottoresse e le infermiere sono molto simpatiche e disponibili. Adesso abbiamo la pausa pranzo, fra poco riprendiamo con gli innesti. A dopo. Siamo in giro per la città, stiamo facendo colazione, posso dire subito, ripeto, è sempre una cosa soggettiva, sto benissimo, non ho né dolore di testa, ieri sera ho preso un antidolorifico e basta, oltre insomma ad antibiotici e tutto quello che occorre, però sto veramente veramente bene. L'importante ed è una cosa fondamentale è seguire tutte le regole, anche quelle che sembrano meno importanti, perché dopo uno sforzo anche di motivazione per scegliere di fare il trapianto sarebbe un peccato poi perdersi per dei dettagli, per cui mi raccomando, niente alcol nei 3 giorni che precedono l'intervento e chiaramente in quelli successivi finché si assumono antibiotici. Questo permetterà anche di non avere grandi sanguinamenti, come vedete la mia zona è completamente pulita. Anche questo non è detto che sia così per tutti e magari io sono un soggetto che tende a sanguinare anche di meno, per carità. La cosa importante è sapere che tutto ciò che viene detto viene fatto insomma per il vostro interesse, per far sì che tutto vada per il meglio. Sto benissimo, sono molto soddisfatto, c'è un po' di gonfiore in testa, chiaramente anche qui a volte si ha la sensazione appunto di vedersi gonfi, è normale, quella è l'anestesia. Tutte le indicazioni vi verranno date in clinica, ma vi verranno date anche da noi. Noi stiamo riprendendo la vita normale, si lavora e già ho ricevuto tantissime richieste di informazioni, perché chiaramente hanno visto insomma come è andato il mio intervento. Quindi continuate a contattarci sui due viaggi o sui numeri che trovate sulle nostre pagine e ci riaggiorniamo chiaramente nei giorni successivi per il post trapianto.